Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Diceva un santo che il mondo sussiste grazie alla preghiera. In questo momento difficile e faticoso, forse le cose che non si vedono, come l'amicizia, l'amore, la gioia e la preghiera, ci danno la possibilità di poter vivere giorno per giorno. E questo oggi anche vogliamo affidarci in modo particolare alla Vergine Maria, all'annuncio dell'angelo alla Vergine Maria, momento particolare, profondo e determinante per la nostra storia, di tutti noi e dell'umanità. Perciò grazie, grati di quel sì che ha detto Maria, insieme vogliamo a lei rendere gloria a Dio dicendo: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie, ti glorifichiamo per la tua gloria immensa. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concede a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipe della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Loro ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto: di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capre elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore Gesù.
Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole la fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come verrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, concepita anch'essa un figlio, e questo sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Carissimi, il nostro, seguiamo un po' questo avvenimento che conosciamo ed è determinante per il cristianesimo all'inizio. Cerchiamo di accompagnarlo attraverso questo angelo, che l'angelo prima di arrivare da Maria va da Zaccaria, va nell'altare dei profumi, va nel tempio, nel posto più sacro della religione ebraica. E il nostro Zaccaria però non ci crede, rimane muto. Dopodiché l'angelo va a Nazareth, un paesino piccolino, in una casetta semplice, e incontra una giovane ragazza e le dice: piena di grazia il Signore è con te. Bellissima, e viene a manifestare che Dio è con lei. Se ci pensate, anche noi all'inizio della celebrazione diciamo: il Signore sia con voi, come per dire: Dio è già con voi. Ed è interessante che questo Dio è già con noi indipendentemente dalla nostra scelta, che può essere affermativa o negativa. È bello che Maria non è obbligata. L'angelo riconosce in lei la piena di grazia, la piena di Dio, riconosce la presenza di Dio e le fa questa proposta importante: diventare la mamma di Gesù. E lei è interessante, non risponde subito sì sì va bene, ok, no, ma da donna saggia dice: ma come posso, non ho marito, diciamo sono fidanzata, non ho marito, come posso? Ed è bello che allora questa Madonna, la nostra Vergine Maria, è saggia e cerca anche di capire concretamente come il fare. Ed ecco qui l'indicazione dello Spirito Santo, che dice: su di te entrerà lo Spirito Santo, diventerai mamma di Gesù Cristo. Ed è interessante perché Maria risponde: sì, eccomi, sono la serva del Signore. Per noi la parola serva ci dà l'idea di una signora, di una donna, magari che era a servizio dei padroni, dei tempi addietro. Serva di Dio è diverso invece, perché era la serva del Signore, era la regina, che dopo il re c'era lei, ed ecco che era determinante la sua posizione nel regno. La serva di Dio era considerata la regina. Allora in questa giornata noi vogliamo, come Maria, riscoprire giorno per giorno che Dio è con noi, il Signore è con noi. E questo Signore ci dà la possibilità di affrontare tutte le difficoltà e le fatiche del mondo, anche in questo periodo particolare, difficile, molto intenso, perché viene un po' a bloccarci, e qui chiaramente emergono i nostri
lati positivi e i nostri lati negativi. Ed è importante in questo tempo, io penso, veramente per noi cristiani, affidarci a Dio, sentendolo presente accanto a noi e anche attraverso Maria, che con il suo sì ha dato inizio a questo, diciamo, a questo movimento, a questo cristianesimo, che ancora oggi è presente dopo 2000 anni, perché tutto alla fine della fiera è nelle mani di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E vogliamo anche affidarci a Maria perché ci accompagni, ci sostenga in questo momento e aiuti, consoli tutte le persone che hanno avuto, diciamo, vittime di questo virus. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Cogli con bontà, o Padre, i doni che t'offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente, Eterno, per Cristo, Signore nostro. All'annunzio dell'angelo la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì con ineffabile amore e portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele, rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concede il Signore
che si unisca alle nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, e proclamiamo la sua risurrezione in attesa della sua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda i nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà, ammettili e godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Mamma di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, San Zeno e tutti i Santi, che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme alla Vergine Maria, insieme a San Giuseppe, insieme a tutti i santi e a tutti gli esseri del mondo, ci rivolgiamo al Dio della vita dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno e la potenza nella gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Agnello di Dio. Che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione, guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.